Il libro conteneva già questa cosa, perché io vedo questo libro come un sasso, cioè un libro molto molto denso, breve ma densissimo. E la prima cosa che c'era da fare era aprirlo, come sai, degli elastici che tiri, no? E si aprono delle finestre. Quindi io quello che ho fatto è nelle pieghe, rimanendo dentro il tono del libro, ho cercato di aprire. Ha un senso di vitalità, di senso di vita e di vedere all'interno di questo libro che tipo di immagini mi venivano. È abbastanza difficile da spiegare, nel senso che a volte ci sono delle immagini che non sono presenti nel libro, che però proprio il libro mi ha suggerito. Adattare un libro al cinema non vuol dire per forza. Raccontare vuol dire certo raccontare la storia che è scritta in questo libro, ma vuol dire anche andare oltre le parole e capire che cosa, che emozioni e che concetti, perché è anche un libro molto concettuale, si annidano dentro queste parole e trasformarle in immagini che magari nel libro non ci sono. E poi ovviamente io ho portato delle cose mie nel libro, quindi si è allargato anche di un vissuto mio anche, forse. Questo arco della maternità non è stato trattato moltissimo, per cui è anche un po' penetrante in quella che è anche la vita della donna, questa attesa. Prima si parlava tra di noi e dicevamo, ma è una cosa che probabilmente resta nel film molto più presente nelle donne che hanno figli e che non riesce forse ad arrivare a chi i figli o non li vuole o non li cerca o non li desidera. Può essere questa una nota nel film che possa portare invece ad una conoscenza migliore di quella che è la maternità. La maternità, il nascere, è argomento di dibattito politico, ideologico, etico. Ne parlano in molti, ne parlano pochissimo le Ne donne. parlano tanto gli uomini e Esatto. soprattutto quelli che non hanno figli. In realtà le donne hanno dovuto, è proprio stato necessario, affermare la libertà di scelta rispetto alla maternità, che è stato nei decenni precedenti e speriamo non debba ridiventarlo il tema fondamentale, no? E quindi ha preso tutta la scena anche a costo di far apparire donne che andavano a manifestare o che si battevano per esempio, una legge che consentisse di abortire, per delle donne che erano per l'aborto. Moltissime di queste donne erano madri. Quindi questo è un paradosso, però il movimento femminista prima e poi proprio anche la narrazione al femminile ha avuto come necessità, come urgenza quella di parlare e di raccontare la libertà di non essere madri o comunque la libertà di non essere, di non definire il femminile solo come maternità. Il corollario di questo è stata che la maternità è sparita dal racconto del mondo femminile, fatto da una voce al femminile. C'è molto poco e troppo poco. Io spero che ci siano altri film che parlano delle ambivalenze, delle problematiche e anche come dire, della forza e della estrema libertà che è il materno. Per le donne, il materno non vuol dire solo la maternità in senso biologico, vuol dire proprio la capacità di maternare. In questo senso, quello che lei diceva anche, è probabilmente è vero che questo film potrà toccare più donne che hanno avuto figli. È vero anche che c'è nel film qualcosa che secondo me è molto importante, che Maria, perché il percorso che lei fa nello spazio bianco, un percorso sia per vegliare, custodire attraverso le macchine, continuare questa gravidanza e garantire la possibilità di vivere a sua figlia, ma anche quello per costituirsi un'identità di madre che lei all'inizio non è e non sente assolutamente, e riesce a costruirla imparando a essere solidale prima con le altre madri. La scena che è un po' uno spartiacque nel film, scusate, è la scena in cui lei spiega come funzionano le macchine a una giovane madre che sente nel panico, una ragazzina di 19 anni, e diventa
quasi madre o materna di questa giovane donna, e da lì comincia ad aprirsi uno spazio in lei per Irene, per sua figlia. Quindi io credo che il materno sia tema molto importante, molto vasto per la definizione di un aspetto del femminile. Quello che le donne hanno conquistato, lo spazio che realmente occupano in questo paese, al di là dei racconti fatti spesso dalla televisione o anche dai media, è talmente enorme. Esattamente come lo stesso discorso si può fare sui migranti, si può fare tutto quello che si sta facendo, ma poi nella realtà, se si va nella realtà, questo paese si fermerebbe senza la manodopera straniera, così come si fermerebbe nel suo funzionamento e anche nel suo progresso civile senza l'operato, il lavoro e lo sguardo femminile. Quindi io credo che indietro nella storia non si torna, c'è chi ci prova, ma poi la storia va avanti.